Termina in parità la sfida tra Castelfidardo e Real Giulianova, punto che serve a poco a Castelfidardo se non quello di interrompere la serie di 6 sconfitte consecutive, mentre al Giulianova ha il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti viste le tante occasioni mancate. E infatti sono gli ospiti a partire meglio rispetto ai padroni di casa. Già al terzo di Paolo imbecca Torelli che tira in diagonale, ma la palla sfila sul fondo vicino al palo. Al sesto è Antonelli che conclude di drop dal vertice destro dell'area, ma anche qui il pallone finisce sul fondo. Al quindicesimo si sblocca la partita. Di Paolo conquista palla sulla sinistra e tira in diagonale, il portiere respinge, poi Eno anticipa in angolo, dal corner batte Napolano, palla in mezzo, colpo di testa vincente di De Fabritis che anticipa tutti e mette dentro. Al diciottesimo si vede il Castelfidardo, bel cross di Massi dalla destra con né Severini né Calabrese che riescono a colpire il pallone di testa e quindi non arrivano all'appuntamento con la rete. Al ventitreesimo si rivede il Real Giulianova, cross di Napolano, colpo di testa di Antonelli con Mercorelli che riesce a deviare compiendo un mezzo miracolo. Al ventisettesimo grandissima occasione per il Castelfidardo che nasce da un'incomprensione difensiva tra il portiere Pagliarini e la difesa, la palla va ad Ercole che tira a botta sicura ma il portiere è bravissimo a deviare in corner. Al ventinovesimo Calabrese tira da posizione centrale, il pallone sfila vicino al palo. Al quarantesimo palla filtrante di Giovagnoli per Calabrese che fugge sul filo del fuorigioco, tira sul primo palo ma colpisce solo l'esterno della rete. Il primo tempo si chiude con un lancio millimetrico di Napolano per Di Paolo che corre verso Mercorelli e tira, ma il portiere si allunga e para. Nell'inizio della ripresa si vede ancora il Real Giulianova con Napolano che dalla sinistra crossa verso il centro, Mercorelli esce a vuoto, palla ad Antonelli che spara, ma è bravo il portiere a recuperare il pallone e mandare in corner. Al diciottesimo punizione al vertice sinistro di Di Lollo che però manda altissimo. Al ventiquattresimo il Castelfidardo pareggia, corner di Trillini, palla a Calabrese che cerca di incunearsi, palla respinta e ritorna sui piedi del numero 7 di casa che tira in diagonale, la sfera viene deviata e per Pagliarini non c'è niente da fare. Arriva all'1-1, il Castelfidardo si rinvigorisce, al 35esimo punizione al limite di Calabrese in bocca a Pagliarini. Al 40esimo D'Adamo viene atterrato al limite dell'area, batte cuore per il Giulianova, il pallone finisce altissimo. L'ultima occasione all'ultimo minuto, Pietrarulo viene steso da De Fabritis al limite dell'area, batte Calabrese ma il pallone colpisce la barriera e finisce 1-1. È un pareggio che meritavamo forse, sicuramente anche a San Nicolò, dove la differenza l'ha fatta un episodio, e oggi la squadra, nonostante la sconfitta di San Nicolò, ha giocato secondo me una grande partita, tranne i primi 5 minuti dove siamo andati in difficoltà su 2-3 nostri scivoloni per via del campo. Abbiamo capito troppo tardi che loro rubavano e verticalizzavano subito, quindi rubavano e mettevano sta palla oltre la linea e lì siamo andati un po' in difficoltà. Poi abbiamo capito come giocavano e ci siamo staccati forse un pelo prima, e il secondo tempo li abbiamo crediti alti e abbiamo creato tanto e abbiamo concesso anche poco. Il Castelfidardo ha messo molto cuore, ha lottato fino alla fine e chiaramente ha una situazione di classifica difficile, quindi chiaramente ha dimostrato però di essere vivo, e io l'avevo visto anche nelle partite, non merita la classifica che ha. Sapevamo quindi che la partita fosse difficile, loro ci hanno messo tutto e hanno provato giustamente ad arrivare a questo pareggio che è arrivato in un modo fortunato, però è arrivato. Dall'altra l'arrabbiatura c'è, ripeto che senza nulla togliere i meriti dell'avversario, questa era una partita da chiudere, abbiamo avuto diverse palle gol importanti, è stato un super Mercorelli che credo sia stato il migliore in campo in assoluto, in un campo infame siamo riusciti a fare anche qualche trama di gioco importante, e una squadra vera questi punti li porta a casa, soprattutto perché bisogna salvarsi il prima possibile, il giorno di ritorno è difficile.